Ok, quindi ci sediamo, non leggo più, non vedo più e inspiro, alzo le spalle, tac, e tac, e tac, e nell'altro senso inspiro, uno, e due, e tre, e quattro, ed inspiro, vado su, alzo bene bene la cassa toracica ed espiro giù, ed inspiro, ed espiro, ed inspiro, ed espiro, ed inclino la testa, inspiro, inclino la testa, inspiro, inclino, inspiro, inclino, e torno, ruoto la testa e alzo gli occhi, alzo gli occhi, dritti dritti davanti a me, ed espiro, ed inspiro, e dall'altra parte espiro, e torno, ed inspiro, guardo su, ed espiro, assorbo l'ombelico, guardo giù, inspiro, guardo su, ed espiro, guardo giù, e torno dritta, e lascio inclinarsi la testa, lascio la testa in avanti, e inclino dall'altra parte, e alzo il collo, guardo su, e ancora un cerchio, in avanti, cambio senso, dal davanti, vado di lato su, e di lato, e giù, e ancora di lato, su, di lato, e giù, e torno dritta, e guardo su tra gli occhi, e giù sul naso, e su tra gli occhi, e giù sul naso, guardo le luci che mi sono messa, diventerò rossa, perché ho messo una luce rossa, non so perché, e giù sul naso, e destra, e sinistra, e destra, e sinistra, e destra, e sinistra, e destra, sinistra, e cerchio, destra, su, sinistra, giù, e destra, con un sorriso, sinistra, giù, sinistra, su, destra, giù, sinistra, su, destra, giù, e chiudo gli occhi, e strofino le mani, mi lascio gli anelli, e strofino, strofina, 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 indietreggio così prendo un po' di sole, e lascio, 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 e strofina, 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 e lascio, 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 e un dito, due, tre, quattro, cinque, e uno, due, tre, quattro, cinque, ancora strofino, lascio, 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 palmi delle mani giunte, lascio i polsi, e due, e anche se facciamo gli stessi esercizi, siate rinnovati ogni volta, ok? Ogni volta riscoprite come se fosse la prima volta il tocco tra le vostre mani, l'articolazione dei polsi, carina, e giù, inspiro, vengo su, tiro, strizza un poco i gomiti vicino alle orecchie, un grande inspiro ed espiro, le mani sulle spalle, lascio i gomiti su, uno, e due, e tre, quattro, e grande, grande lassù, apro, uno, due, e tre, e quattro, e da giù vengo su, inspiro, apro, allungo, e chiudo, e chiudo, e chiudo, e chiudo, e cic, ciac, cic, ciac, cic, ciac, assorbo l'ombelico, cic, ciac, cic, ciac, cic, ciac, cic, ciac, chiudo, mani da gomiti davanti, in avanti, tic, tic, tira il petto in fuori, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, mani su, apro, allungo, palmo delle mani su, vuoto il palmo delle mani, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, e chiudo e giro, 1, stabilizzo l'ombelico, 2, 3, 4, nell'altro senso, 1, 2, 3, prendo gomiti in
poco e torno ed inclino poco poco, giusto la parte superiore sopra le costole, sotto le ascelle, inclino, apro, sbadiglio con le ascelle e torno su ed inclino e torno su, inspiro, lascio le mani sulle spalle, lascio le mani giù, alzo la mano destra e prendo con l'anulare la tempia, con il medio, l'anulare, l'arco sopraccigliare, il medio e la tempia, inclino, inspiro e con la lingua inspiro, inspiro e lascio, e dall'altra parte prendo l'arco, la tempia, inspiro, in, in e lascio. Ok, bacino. E lascio, lingua sui denti. E nell'altro senso. Ultimo, mani intorno alle orecchie, tiro, inspiro e lascio. Con la bocca vengo in avanti, inspiro, tiro le orecchie e lascio. E di nuovo, tiro e lascio le mani. Inspiro, perineo, ombelico, gola, chiudo la bocca e produco quel suono dietro la glotta. Respirazione Ujjayi, assorbo perineo, assorbo l'ombelico, faccio salire l'aria nella cassa toracica, amplio la cassa toracica fino su nelle clavicole, inspirando ed espirando, assorbo l'ombelico e mantengo il perineo. Ed inspiro, uno. Tempi per inspirare, 4-5 tempi per espirare. Prossimo inspiro, veniamo a giungere le mani davanti al cuore. Continuate la vostra respirazione e dedichiamo questa sessione a qualcosa o a qualcuno. Benissimo, lasciamo le mani, allunghiamo le gambe e allunghiamo un piede e tiriamo l'altro. E allungo un piede e tiro l'altro e tic e tac e tic e tac e tic e allungo il piede lungo 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 come se volessi andare a spegnere un interruttore laggiù, quindi lascio che si tira anche dentro le anche fino a dietro la schiena e apro bene le dita dei piedi, tutto parte da lì, dalle radici dei piedi e ruoto, uno e due e tre e 4
e nell'altro senso 1 e 2 e 3 e 4 e apro e chiudo gli alluci e apro i mignoli e chiudo gli alluci e apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, morbido, 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 apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, e shake, 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 e con una espiro e con un piccolo sorriso inspiro, mi poggio bene nelle mani, arrivo veramente qui, è chiusa dentro la mia stanza, è chiusa nel mio spazio, mi rilasso. Benissimo, e la prossima volta torniamo con le mani, veniamo a prendere il piede destro, sotto il piede, 1 e 2, e 2 e 3, e 3 e 4, e 4 e 5, e tiro ogni dito dalla radice dei piedi, ogni dito, ogni dito, ogni dito, e poi con i pollici spingo, 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 ogni dito delle mani nelle dita dei piedi, piego e ruoto con la mano sinistra, il piede destro, tac, morbido il piede destro, tac, è la mano che fa ruotare la caviglia, 1 e 2 e 3 e 4, lascio, pim, 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 prendo piede, scegli, 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 stesso piede nel palmo della mano sinistra, alzo un poco, apro, e ammorbidisco poco poco e inspiro ed espiro ed inspiro ed espiro e su e apro e giù e vado su, braccio destro sotto al ginocchio e ruoto, uno, morbido morbido, oggi è domenica, nell'altro senso e su giù, su giù, su giù, su giù, su giù, lascio, scegli fino alla punta del piede e cambio, piede sinistro, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, ogni dito lo tiro fuori dalla sua radice, tac, e tac, e tac, e pizzico, 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 ogni dito delle mani nella radice dei piedi, bello, bello, e poi ruoto, 1, e 2, e 3, e 4, e nell'altro senso, 1, e 2, e 3, e 4, lascio, tin, 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 piccoli pugnetti sotto il palmo dei piedi, prendo la caviglia, shake, ok. Piede sinistro nel palmo della mano destra, allungo, piego e apro poco a poco. Dolcemente col ginocchio inspiro, cerco l'articolazione della anca, del femore, che ruota e ammorbidisco. E su, e giù. E su, e giù. E su, e giù. E su, braccio sinistro sotto, tiro bene la schiena, ruoto 1 e 2 e 3 e nell'altro senso 1, 2, 3 e su, giù, su, giù, su, giù, su, giù, su, giù, su, giù, lascio, tutte e due gambe belle lunghe, lunghe, apro i piedi, 1 e rilasso la testa. Cerco di connettere tutta la catena che rilega dal tallone agli ischi fino alla testa, alle cervicali, up. E nell'altro senso largo, largo, 1, fino alla punta dei piedi, 2, e 3, e 4, e da giù, inspiro, vengo dietro, mi poggio, espiro. Apro gamba sinistra, piego gamba destra, mano sinistra e mano destra, schiaccio la tibia, 1, 2, forza, 3, 4, questo è il terzo giorno che facciamo questa prassi di svuotare il corpo pressandolo, articolazione, segmento per segmento, tac, ora lo sapete fare, qua, pugnetto, pugnettino,
questa cosa, questa vibrazione, questa pressione con i pollici dietro ai gemelli. Poche. E sotto al ginocchio, un po' di massaggino sotto al ginocchio con il medio, poi dietro le gambe. Ok? Mi raccomando, venite a muovere bene tutte le fibre qua dietro, tutte le corde. Ok? Tutta della gamba, dell'adduttore, del nervo sciatico e lascio. Ok, piego la gamba destra, ruoto, ginocchia chiuse, schiaccio, 1, 2, 3, 4, schiaccio sopra, verso l'interno, il quadricipite verso l'interno, up, e tic, e mi poggio di lato, lascio la gamba e apro. Ora apro la stessa gamba, poggio la gamba sinistra piegata, poggio il piede destro e tiro e spingo. E mi metto a guardare davanti a me, di modo che la testa si inclina da una parte e si inclina dall'altra come conseguenza del movimento. Morbido, un palmo del piede destro per terra, e tic, e tac, e tic, e tac, e tic, e tac. E torno nel centro, mano destra sul piede destro, mano sinistra sull'orecchio, apro gomito e resto 1. Gento, 2, 3 e lascio. Ok. E chiudo le due gambe. Ok? Mi riposo un attimo, giusto, osservo dall'interno con gli occhi chiusi la differenza tra la gamba destra e la gamba sinistra. C'è una differenza? Forse. Apro destra, piego sinistra, schiaccio 1, tutta la tibia, ok? È un po' doloroso, pressate come se voleste far uscire dalla tibia, dal piede, tac, e spingo. Spingo, e quando trovo un punto che è particolarmente doloroso mi posso trattenere un po', la spinta diventa dolce ma costante, e poi mi muovo e torno dritta, ok? E vengo a massaggiare i polpacci, il polpaccio, cioè i due gemelli, con una bella pressione del pollice nella linea centrale tra i gemelli, ok? Come se li volessi aprire a destra e a sinistra. Poi lascio. Ok. Vengo dietro al ginocchio un poco e sotto e faccio la linea, suono l'arpa. Fine giù, fine sotto agli ischi, là intorno agli ischi, che facciamo poco movimento, camminiamo poco, è tutto un po' statico. Up. Bene, bene, quando sentite che c'è un nodino, vi trattenete un po'. Andate lì con la vostra coscienza, con la vostra mente e lasciate, espirate. Ok, giro piede destro, ok, sinistro, scusatemi, avvicino le due ginocchia, mi sistemo, quindi chiudo il bacino e schiaccio il quadricipite verso l'interno, 2, 3, 4, 1. Ancora 1, 2, 3, 4, mi poggio a destra, morbido, apro, piego la gamba destra, apro la sinistra, mi poggio di lato, guardo di fronte, ok, non il televisore, e lascio tirare il piede e allungare, e tiro e allungo, e tiro e allungo, e spingo, tac, spingo, tac, e 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 spingo, e torno, mano sinistra, prende piede, mano destra sull'orecchio, e rilasso, e respiro con un bel sorriso, mi prendo il sole, 2, 3, e torno nel centro, mi poggio dietro, allungo le due gambe
ed espirando con una e giusto sento se qualcosa è cambiato nella percezione delle mie gambe. Apriamo le gambe, veniamo con le mani davanti, ok? E veniamole a mettere così sotto le cosce, ok? Benissimo, ci sediamo sulle gambe e attiviamo un poco poco le ginocchia e apriamo un poco poco, ingaggiamo un poco poco l'apertura delle dita dei piedi, giusto per essere connessi, ok? Palmo delle mani, gli ischi sono poggiati a terra, apro le spalle e lì inspiro assorbendo il perineo e ricordiamoci del nostro jeans ed espiro. Inspiro. Ed espiro e posso lasciare le mani e osservo. Bacino lo prendo, vengo a ruotare poco poco il pube in avanti e il pube indietro. E in avanti e indietro. E in avanti e indietro. E in avanti e indietro. E poi mi fermo e muovo i femori, fermando il bacino muovo i femori nelle anche, tic 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 tic, e lascio. Attiviamo i due piedi, veniamo a mettere le mani davanti e portando il pube in avanti come abbiamo fatto, camminiamo un poco poco ed inspirando assorbo l'ombelico e tiro fuori lo sterno. Inspiro l'ombelico alla colonna, apro i piedi e posso fare un passetto in avanti, inspiro, mento giù, espiro e un altro poco in avanti, inspiro e poi tiro l'ombelico verso la schiena e cammino, 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 cammino. Inspiro ed espirando chiudo le gambe, mi poggio dietro e lascio ginocchio destro, palmo, alluce. Mignolo, ginocchio destro, palmo, alluce. Mignolo, ginocchio destro, palmo, vado nell'altro senso, apro, alluce destro, apro, alluce destro e apro. E rilasso e apro il piede sinistro, palmo, alluce e apro, palmo, alluce con sensualità, apro, palmo, l'alluce sensuale e apro, palmo, alluce, apro sul tallone, ritorno verso l'interno con l'alluce, apro e scendo, ruoto sul tallone, apro e scendo, e un'ultima volta ruoto, apro e scendo e rinnovo le mie mani ed espiro, rilasso e piego destro, piego sinistro, piedi larghi alla larghezza del bacino, lascio andare le ginocchia e articolo i mignoli dei piedi e gli alluci dei piedi, ok? Cominciamo da lì, attivo bene il malleolo interno e il malleolo esterno, hop, e tic. Mi concentro solo sui piedi, sull'articolazione dei piedi. Tacchi. Ok. La prossima volta mi concentro soltanto sulla linea che percorre il mio sedere passando a destra e a sinistra. Quindi sento quell'ossicino sul quale vado, l'ossicino del sedere, dell'ischio destro e poi a sinistra passando per il centro dove ci sta il coccige. Ok, e poi la prossima volta mi concentro invece sulla distanza che prende un ginocchio dalla sua spalla e la diagonale che si profila da una parte e dall'altra, e da una parte e dall'altra. E la prossima volta che vado a destra, andiamo tutti a destra, stacco, mi poggio sul gomito destro e vengo a appoggiarmi sul gomito sinistro e resto. Uno. E apro la mano destra.
alzo, quella sinistra mi poggio di lato e cammino, cammino, torno nel centro. Inspiro, alzo, ruoto verso il ginocchio destro, metto la mano sinistra sul ginocchio destro e guardo verso la spalla destra, mi drisci nell'angolo a destra e resto. Vado dall'altra parte e qualche volta rinnovo questa distanza tra il ginocchio e la spalla, ammorbidisco la torsione del basso schiena, scendo di lato con calma e mi poggio sui gomiti e resto uno. E respiro dentro al quadricipite senza forzarlo, pure se il ginocchio è un po' su, non importa, pure se resto sulle mani va benissimo. Due. Lo sentite quel punto in cui si fa quel nodo? È quello che prima abbiamo voluto schiacciare, eh? Abbiamo voluto dargli un po' di mobilità, ma io lo sento, sta proprio qua e avrei dovuto insistere un po' in questo punto. E la prossima volta alzo la mano destra, vengo di lato, mi accompagno, mi vengo nel centro delle mie ginocchia, ruoto verso il ginocchio sinistro e guardo verso destra. Continuo con un aumento dello sguardo nell'angolo dell'occhio sinistro e con un sorriso sulle labbra immagino che qua davanti al mio petto entra tutto il sole e splende il mio gioiello. Due. Tre. Lascio la testa ruotare, solo la testa. Tacchi, poi le spalle, tacchi. Poi le anche e allungo una gamba e allungo l'altra. E pieghiamo le due ginocchia, mettiamo le mani accanto ai piedi e veniamo a tirare la bacca indietro e tiro e indietro. Forza che dobbiamo arrivare a Nisida e noi siamo a Napoli, Yoga for All da Napoli, quindi remiamo nel nostro golfo meraviglioso. Due, dove vi invitiamo tutti quanti a venire. Tre, indietro. Quattro, cinque, e da giù squalo, partiamo nell'altro senso. Uno e due, indietro, indietro, e tre, cariche remi, e quattro, scava la pancia, e cinque, scava scava, e sei. E come un leone, e torno dietro e mi allungo. E piego le due ginocchia, vengo da una parte con le ginocchia, sospendo e vengo con le manine dove posso, pure se sono qua. E resto, ho davanti. E ti, e cioè non tiro ma allungo un po' il mio rene, ok? Ho le ginocchia verso destra e si allunga il rene destro e lascio, e ruotando delicatamente come le principi e le principesse vengo dall'altra parte, allungo e ritorna. Va bene, grazie. Ciao. E lascio. E semplicemente ora ruoto un po' a destra e un po' a sinistra e quindi passo dietro al bacino massaggiandolo un po', hop, e morbidisci i gomiti, tacchi, e tacchi. E la prossima volta vado di lato e gli do una piccola spinta e vengo a quattro zampe e cammino un poco poco, abbiamo tutti i resti delle palle che abbiamo fatto volare oggi e cammino un poco poco, ok? E cammino un po' nello spazio, esploro e mi fermo, pure se il mio spazio è piccolo mi fermo, guardo bene dove ci sono le cose, mi sposto, indietreggio, mi sposto. Ricordatevi sempre che vogliamo avere le mani col pastello e le mani come gli animali, ok?
Quindi non fate questo. Oh, oh, oh. No, felpati. Felpati e muovete la cassa toracica, ok? Pensate che la cassa toracica deve essere libera, libera. Pure se fate soltanto un po' avanti e indietro, sperimentate un poco il passaggio del peso del corpo da una mano all'altra, ma che sia utile, come se stesse nella nostra vita. Apriamo i gomiti alla larghezza delle spalle, ed inspiro, guardo su, e all'ispiro tiro il seno dentro. E poi scende il seno tra le spalle, come se il seno volesse scendere verso i gomiti, e all'ispiro ruoto e scendo e salgo e scendo e salgo e scendo, guardo avanti, palmi delle mani, porto il bacino dietro, lascio la testa appoggiarsi ed espiro e resto uno. Basta così, mani accanto alle ginocchia, srotolo, mi ritrovo seduta, giungo i due ginocchi, pugni delle mani qui, sotto le ovaie, lascio gomiti dietro, lascio la testa, scavalco con le costole la posizione dei miei pugni e vengo in avanti, rilasso la testa e rilasso i gomiti e resto uno. E il gioco qui è che ogni volta voglio assorbire la pancia, non voglio spingere sulle mie mani. L'aria deve essere sottile e passare nella colonna per raggiungere la cassa toracica. Fine su. E srotolo. Inspiro, apro le spalle, incrocio dietro, inspiro, allungo e all'espiro poggio le mani davanti. E veniamo in avanti di nuovo a quattro zampe. E lanciamo il flipper dal sedere alla testa, dalla testa ai femori, femore destro e sinistro, e espiro. Ricordatevi di avere la nuca bella lunga, quindi di guardare tra le vostre mani, di attivare le vostre dita delle mani, perché loro ricevono l'arrivo del peso del corpo, ok? Hop. E cambio senso, morbidi nei femori, non andate troppo lontano, le vostre mani e le vostre braccia devono essere pronte a ricevere il peso del corpo. Torno nel centro, inspiro, guardo su, all'espiro mi allontano, salgo sulla punta delle mani, stacco le costole e mi allontano, resto con i gomiti tesi, apro le spalle, poggio la fronte tra le mani e resto uno. È come se volessi allontanare il pube, quindi proprio il pube, lontano lontano dallo sterno, quindi è la linea davanti che voglio allungare. In ogni inspiro ed ogni espiro cerco di allargare lo spazio del cuore ed espiro, poggio le mani, poggio i gomiti, vengo a quattro zampe, ok? Avanzo un poco poco i gomiti, un po' più lontani, un po' più lontano, e poi indietreggio il bacino per poggiare il mento per terra, e chi ce la fa addirittura il petto. Due, tre, e passo pupe davanti, libero la schiena, i piedi sono leggermente aperti, mettiamoli in mezza punta dietro e veniamoci a appoggiare davanti sul mento. Alziamo i piedi e sbatacchi i piedi, due, tre, aprite un poco poco le ginocchia, ora lasciate come dei cristalli, ok? Il piede andare a destra e a sinistra, dopo lo piede qua va verso il genu gauche, e qui lo piede gauche va verso il genu qua, e ainsi de suite, come on faisait tout à l'heure, mais allongé, on fait le même mouvement du bas du dos, de torsion par le bas. Poi torno. Je reviens, je serre les genoux et j'allonge les pieds. Allunghiamo le mani, sospendiamo il pube come se ci dovessimo trattenere la pipì, stendiamo le ginocchia e poggiamo la fronte per terra. Ok? Ed inspiro ed espiro. Inspiro, pancia dentro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, out. E in,
e out, e in, e out, e in, e out. E inspiro, lascia le braccia accanto ai glutei, mento giù e solleviamo di 5 cm i piedi, una bella mezza punta dei piedi, i talloni un po' divaricati, le pianoci giunti, 2, e le spalle non crollano ma sono sospese, 3, 4, e respiro, mi rilasso. E qua prendo 3 belle respirazioni lunghe lunghe per allargare qua dietro la cassa toracica. Inspiro, non mi vedo, ok, espiro ed inspiro e lascio la testa volare dall'altra parte ed espiro. Agganciamo i gomiti alla taglia, stendiamo le ginocchia, on presse sul coude pied, spingiamo sul collo del piede e sospendiamo un po' il petto, come se volessimo lasciare il cuore guardare davanti, il mento invece lo tiriamo leggermente verso l'esterno e spingo soprattutto nelle dita delle mani. 1, 2. Ora spingendoci un po' ci avanziamo in avanti e ci rilassiamo, ok? E lo facciamo di nuovo questo avanzare in avanti, metto le mani, ruoto le spalle, gomiti dietro, collo del piede bello stretto, spingo, avanzo in avanti e questa volta stendo le braccia, gomiti stesi, ginocchia stese e poi passo sui piedi e vengo cane testa in giù e atterriamo un piede e l'altro. 2 e 3, mezza punta bella bella, 4, 5, 2 talloni giù e salgo nei 2 talloni, sali 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 sali, apri i mignoli e scende 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 e sale 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 e scende 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 e sale, curva nella schiena, poggio le ginocchia, libero la testa e poi dalla testa spingo al bacino, vengo giù, poggio i gomiti, poggio una mano sull'altra e poggio la fronte sulle mani e rimango 3 respirazioni, 1, 2, che palle vorrei togliere, vabbè, e 3, e 4, apriamo gli avambracci, belli belli gli avambracci, vengo a 4 zampe, allungo la gamba destra, mignolo per terra e alzo il braccio sinistro e resto 1, ok, non so dove mettermi perché non vedo niente, 2 e 3 e poggio e mignolo sinistro, braccio destro 1, stabilizzate il collo del piede destro, mignolo sinistro 3, guardo per terra 4 e poggio. Prossima volta gamba destra si alza e resto 1, 2. Ora il ginocchio destro viene verso la testa, curvo e poi lo riallungo e poi lo curvo e poi lo riallungo. Ginocchio destra e tacchi e tacchi. Espira, inspira e svuota, svuota, svuota. Allungo e poggio e gamba sinistra sollevo, resto in allungamento, la lunga e ginocchio, testa svuota e allunga e svuota, svuota, svuota e allunga e curvo, curvo, curvo e allungo e curvo, curvo, curvo e allungo e poggio le ginocchia, poggio il bacino e cammino con le mani verso le ginocchia, spalle dietro, inspiro, 1 e 2 e 3 e spalle dietro, incrocio dietro, allungo, allungo, assorbo per il neombellico, mento giù, piccolo sorriso sulle labbra e lascio le braccia.
braccia davanti a noi, dritte dritte. Poi apriamo le spalle, ok? Ingaggiamo le zizze sopra a salire. Salgono un poco poco le mani. Vengo a quattro zampe e mi metto sulla punta delle mani. Sento sotto il vasto ventre la tenuta, ok? Ora mezza punta, passo sui palmi delle mani, mantengo la tenuta, alzo le ginocchia, resto uno e mi respingo dalle mani, aprendo le spalle, due, mignoli per terra, tre. Ora dalle mani spingo, senti che sono le mani che spingono gli ischi, lasciamo le ginocchia piegate, guardiamo tra le mani e apriamo le spalle, due, tre. Ora avanza la testa tra le spalle, ok, ritorno un'altra volta e di nuovo ritorno, uno, Ujjayi, due, tre, quattro, avanzo piede destro tra le mani, mezza punta resta, mani sulle ginocchia, mani sulle anche e resto, uno, come se volessi allontanare il ginocchio dal tallone e sospendo il basso ventre e resto, uno, due, tre, vengo giù con le mani, vengo cane testa in giù, cambio gamba, avanza prima la testa allo sterno, mezza punta dietro, stabilizza il ginocchio dietro, arci davanti, mani sulle ginocchia e resto, uno, stendo bene dietro, e due, e tre, ed espirando scendo, poggio le mani, vengo cane testa in giù, poggio le ginocchia, inspiro, espiro, vengo col bacino sui talloni, le mani accanto alle ginocchia e srotolo sulle ginocchia, apro un po' le ginocchia alla larghezza del bacino, mani sulle anche, inspiro ed espiro, guardo il naso ed inspiro ed espiro, attacco il mento allo sterno, resto attaccata, alzo le costole e libero, espiro sul naso ed inspiro, salgo e respiro, allontano il mento come a prendermi il cuore e lo tiro inspirando, apro la cassa toracica e libero la glotta ed espiro sul naso e torno, inspiro, espiro, allontano il mento, vuoto, poi inspiro e libero ed espiro ed inspiro, allontano, espiro, gomiti tirano dietro, inspiro, alto, libero ed espiro ed inspiro ed espiro, scendo giù, giungo le due ginocchia e mi vengo a sedere poco poco nel centro tra i piedi, lasciando il bacino scendere perpendicolarmente alla testa, alla schiena, poi lascio e scendo mezza punta cane testa in giù, le mani camminano verso i piedi, hop, le piedi, le mani camminano verso il piede sinistro, rilasso la testa e poi le mani camminano, camminano verso il piede destro, tutte e due, rilasso la testa e torno nel centro e le mani sulla punta delle mani, inspiro, guardo avanti ed espiro, rilasso e piego le due ginocchia, piego, 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 se non ce la faccio salto nei talloni e poggio le ginocchia per terra ed inspiro, sollevo le spalle e apro bene le dita dei piedi, poggio le mani, torno di nuovo dietro, apriamo un po' i piedi, ok, e veniamoci a sedere in mezzo ai piedi, spingendo con i gomiti le ginocchia e le mani l'una all'altra, innalziamo il petto e gli occhi su, tra gli occhi inspiro, con un mezzo riso sulle labbra ed espiro, inspiro ed espiro, rilasso, poggio le mani per terra, le mani camminano, 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 camminano e qui che ci siamo, stessa passeggiatina, in giro per la casa, andando indietro,
e un po' di lato, e un po' di lato, e poi vengo un poco su ogni tanto, ma poi riscendo e ruoto intorno a me, poi di lato e mi muovo come una ameba. Salgo con le mani sulle ginocchia, osservo da un po' più su e poi riscendo, forza, come le scimmiette, miau. E poi dall'altra parte, miau, incrocio i piedi, miau, e quindi lascio muoversi tutta la colonna, dal culetto fino alla testa, fino a tornare sul tappetino, e avanzo i piedi, e avanza la testa, avanzo i piedi, avanzo la testa, inspiro, e all'espiro rilasso, mani accanto ai glutei a 90 gradi, piego le ginocchia, inspiro, step, ed espiro. Ok, benissimo. E camminate un po', prendete la misura del vostro spazio, sul vostro tappetino, avanti e indietro, e poi cammino un po' come un granchietto di lato, e un granchietto va di lato, e poi di lato, e poi di lato, e poi vado un po' dietro, e un po' in avanti, e un po' mi giro, e un po' vado di lato, e un po' ruoto, e seguite i piedi, la punta dei piedi, il tallone, torno, più veloci, il piede, il tallone, forza, tac, ruotate sui talloni, ruotate sui piedi, tac, tac, articolate bene, tac, e tac, voglio andare di là, no, voglio andare di là, alzate ora un poco poco i piedini, bassi gamba. Alzo un po', quindi attivo come se quando siamo sulla spiaggia che scotta, 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 non so dove andare, non so dove andare, e poi vengo nel centro e comincio a lasciare, e sempre con questa cosa un po' petigliante, ok? Petigliante, morbido morbido, il corpo leggero, le articolazioni tic 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 tic, mollo mollo mollo, lascio entrare un po' di e piano piano tic tac tic tac tic tac tic tac, e torno con i piedi aperti, alzo un tallone e alzo l'altro, ok? Mezza puntina, alzo poco poco i talloni e rivolgo, e poi piego e estendo, e poi piego e estendo, attenzione a non fare scendere le ginocchia davanti, aprite, estendo, espiro e apro, estendo, e giro, 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 e sono parallela, e piego, estendo, e piego, estendo, e piego, metto le mani, avvicino i piedini, mani sulle ginocchia e ruoto, passando sul bordo esterno e il bordo interno dei piedi, e nell'altro senso ruoto, e ruoto, e ruoto, e piego, estendo, apro le spalle, incrocio le mani dietro, stendo le ginocchia ed inspiro, guardo su, e all'inspiro assorbo l'ombelico come se volessi guardarmi la punta dei piedi, giungo gli alluci, apro poco poco i talloni, strizzo le spalle e lascio le braccia, i pollici sotto le spalle, mi metto lo zainetto, tiro ancora di più le calzamaglie, mi metto lo zainetto e mi ruoto verso l'inizio del mio tappetino, con lo zainetto lascio le mani, peso del corpo in avanti, due respirazioni a vuoto, inspiro, assorbendo l'ombelico, espiro, inspiro, ed espiro, inspiro. Espiro, piego le ginocchia, appoggio la punta delle mani, rilasso la testa.
Inspiro, allungo sulla punta delle mani, guardo avanti. All'inspiro poggio il tallone delle mani, mi faccio piccolo piccolo, allungo un piede, allungo l'altro, sono già in tavola, resto lì uno. Mi respingo dalle mani e dalle punte dei piedi, due. Tre, vengo carne destra in giù, uno. Due. Tre, piego le ginocchia, avanzo un piede, avanzo la testa, avanzo l'altro sulla punta delle mani, inspiro e andando in avanti col peso del corpo, espiro. E srotolo, spingo le piedi e alzo le braccia, inspiro e scendono le mani, alzo il cuore e avambraccio. E vengo su, inspiro e apri, fly forward, 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 mani accanto ai piedi, rilasso la testa. Allungo dal basso ventre, inspiro, allungo, all'espiro piego, piccolo piccolo, allungo un piede, precisi, allungo l'altro, poggio le ginocchia e vengo a fare una piccola flessione, torno, inspiro, guardo su, espiro, vengo cane, testa in giù, resto uno, due, il pube se ne vuole andare lontano, in mezzo alle cosce vuole scappare, tre, 4, avanzo piede, avanzo l'altro, inspiro, allungo sulla punta delle mani, espiro, rilasso. E srotolo, inspiro, spingo le piedi per tirare sulle braccia ed espiro. E lascio, eva, espiro. Inspiro, guardo avanti, espiro, allontano i piedi, leggere nel sedere, poggio le ginocchia se non scendo. Corro nel piede, inspiro, Urdhva Mukha, alzo il culetto, Ardha Mukha Svanasana, resto uno. Guardo dalle mani, ruoto le spalle in apertura e rilasso la testa, due. Tre, piego le ginocchia, avanzo un piede, avanzo l'altro, inspiro ed espiro. Spingo le piedi nelle mani, inspiro, torno su, espiro, lascio, ecco, inspiro, abbraccio tutto l'universo, espiro, lo connetto con la terra, punte delle mani, spingo in avanti, allungo, inspiro, all'espiro spingo nelle mani e allontano i piedi, Chaturanga Dandasana, collo del piede, Urdhva Mukha, espiro, Ardha Mukha Svanasana. E resto uno. E due. E tre. E quattro. E piego. Piccolo saltino, avanzo, inspiro, espiro. Spingo le piedi, apro le mani, inspiro, vengo su. Espiro, salgo. E samastiti. Espiro. Immaginaria Uttanasana, espiro le mani accanto ai piedi, Uttanasana, inspiro, allungo, all'espiro allontano un piede dell'altro e vengo in Chaturanga Dandasana con le ginocchia per terra, inspiro, guardo su, espiro, vengo cane, testa in giù, piede destro tra le mani, piede sinistro a 45 gradi, mani sulle ginocchia, mani sulle anche ed inspiro ed espiro, resto. Voglio appoggiare bene il mignolo sinistro dietro per terra e l'alluce e fletto il ginocchio davanti ancora di più e rilasso le braccia. Una volta che sento che le gambe stanno portando e che potrei rimanere così ad aspettare per ore, lascio, espiro e nel prossimo inspiro sono Sherazade, inspiro e nell'espiro il corpo è sostenuto dalla gamba destra. Poggio le mani allontano, vengo cane destra in giù, cambio piede a sinistro, mani sulle ginocchia, mani sulle anche, mignolo destro, anca sinistra viene dietro, mani sulle anche, inspiro ed espiro, fletto di più, inspiro, quando sento che si costruisce l'arco, lascio le mani e mi tranquillizzo, tranquillizzo i miei piedi, sono loro che portano. Sto qui ad aspettare. Lascio. Svuoto, prossimo inspiro.
ascelle libere le mani e al respiro sento che il piede davanti è sorretto, il corpo è sorretto, poggio le mani, allontano, poggio le ginocchia, piccola flessione, torno, inspiro, guardo su ed espiro dai vocali, testa in giù, resto 3, 1, 2, piego, piccolo saltino in avanti, inspiro ed espiro, rilasso e mi siedo su una sedia immaginaria piccolo piccola ed espiro, lascio, di nuovo mi siedo, inspiro e espiro, le mani accanto ai piedi, rilassa la testa, inspiro, allungo, all'espiro allontano un piede e l'altro, vengo in Chaturanga Dandasana Urdhva Mukha, espiro, Adho Mukha. Piede destro davanti, piede sinistro, mani sulle anche, inspiro ed espiro, lascio. Prossimo inspiro, salgo ed espiro, allontano piede, vengo giù, inspiro ed espiro. Piede sinistro davanti, mani sulle anche, inspiro ed espiro, rilasso. Inspiro, vengo su, il piede mi sorregge, espiro, cambio con le mani, scendo, inspiro. Ed espiro, resto 3, 1. Chi non ce la fa si mette seduto così. Mamma. Bacino giù. Sto facendo cacca, dovevi venire però. Vai qui. Non l'ho già fatta di là. È andata bene? Sì, dura ma piccola. Dura ma piccola. E espiro. Mamma, vieni. E non venire qui. Inspiro, vengo a quattro zampe. Ragazzi, torno cane, testa in giù. Okay. E vengo cane, testa in giù. Un piede e l'altro, avanzo tra le mani, inspiro ed espiro, rilasso. E mi vengo a sedere su una sedia immaginaria. Inspiro, espiro, tiro le mani. Samasthiti. Apriamo i piedi alla larghezza del bacino. Mani sulle anche, inspiro, inspiro, vengo in avanti, indice e medio, prendo la luce dei piedi, stendo gomiti, inspiro, con un bel sorriso, tra gli occhi lo sguardo, espiro, piego i gomiti e le spalle salgono verso il cielo per aprire lo sterno e il cuore, come se il cuore volesse cadere tra i piedi. Due. Rilassate la testa, ammorbidite le mascelle. Tre. E quattro. E 5 e inspiro, stendo i gomiti, guardo avanti, espiro, le mani sulle anche, torno su, inspiro ed espiro, giungo i piedi. Ok, benissimo. In testa del mio tappetino, piede destro dietro, apro le braccia, mi allungo, mano sulla tibia, mano sull'alluce, mano sinistra, guardo su, inspiro e resto 1 e 2 3, guardo giù, mi allontano, sospendo la gamba di dietro, 1 e 2 e poggio, torno, cambiamo dall'altra parte, mi allontano, allungo l'anca destra, spinge dietro, mi poggio sull'alluce, indice e medio, prendo l'alluce del piede sinistro, apro le spalle, il cuore verso l'alto, alzo il braccio destro, 1, chi non se la sente lascia il braccio, 2, 3, piccolo volo in avanti, hop, alzo il piede dietro, 1 e 2 e 3, poggio piede, indietreggio, apro le braccia e ruoto verso il piede davanti, braccio sinistro su, inspiro, attivo il tallone destro per portare l'anca destra dietro, poi poggio la punta delle mani, dei piedi e la punta della mano sinistra vicino al piede destro, allungo la schiena, posso anche restare qui e ruotare solo la testa, l'importante è che il bacino resti bene dritto dritto, anca destra dietro, anca sinistra avanti, guardo a destra, 2, tenete la testa, non la fate crollare, 3, gomito destro tira verso l'alto, 4,
ed espiro, guardo avanti come un leone all'attacco, alzo il piede dietro, 2, 3, poggio piede, cambio piede, poggio il piede dietro, destro dietro, spingo dal piede sinistro, inspiro, braccio destro su, mignolo sinistro, mignolo destro per terra, respiro, vengo con la mano destra vicino al piede sinistro, allungo la schiena, inspiro, e all'espiro ruoto la testa, anca sinistra dietro, anca destra davanti, anca sinistra giù, anca destra su, piego ginocchio sinistro come un leone, appa, mi allungo come se saltassi, 2, chiudete l'anca destra, 3, e 4, espiro, poggio piede indietreggio, spingo dai piedi ed espiro, ruoto, piego gamba e vengo davanti, piede destro lontano, 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 i piedi vogliono strappare il materassino, apro le braccia, inspiro, all'espiro la mano destra viene in mezzo vicino al piede destro e la mano sinistra guarda su e resto, 1, mignolo sinistro, 2, sulla punta della mano destra, le medaglie sul gomito, 3, ed inspiro, torno, volo, 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 espiro, scendo, 1, mignolo destro, alluce sinistro, 2, cuore che guarda il cielo, 3, il drishti nel palmo della mano, 4, espiro, guardo giù, mano destra che tira, espiro, e pieghiamo ginocchio sinistro, mano sinistra all'esterno del ginocchio, sollevo e guardo nell'angolo dell'occhio destro, 2, 3, e lascio, vengo con il peso del corpo davanti, stendo la gamba dietro, alzo il tallone un poco e cammino e vengo dall'altra parte, mezza punta dietro, poggio il ginocchio, mani sulle ginocchia, alzo il braccio destro, mano destra all'esterno del ginocchio sinistro e ruoto la testa verso sinistra, 1, e mi concentro qua sul cuore, 2, 3, lascio le due mani vicino al piede sinistro, stendo la gamba dietro e alzo il culetto, alzo il tallone e il culetto, vengo nel centro e dal centro apro il piede destro soltanto e apro poi il piede sinistro e scendo e passo da destra a sinistra come un ragno, ok? Come le ragne, il bacino giù, non alzate troppo il culetto, immaginate che il bacino passa da ginocchio a ginocchio, ok? Benissimo, poi torno nel centro, punto dei piedi verso l'interno, mi metto davanti al naso, poi indietreggio, stendo bene le ginocchia, peso del corpo in avanti, petto in fuori, le mani camminano dietro ma il petto resta fuori, tallone delle mani sulla stessa linea del tallone dei piedi, stendo gomito, guardo su tra gli occhi e all'espiro rilasso. E resto, 1, gomiti si chiudono e le spalle ruotano verso il cielo, 2, 3, stendo gomiti, inspiro, all'espiro avanzo le mani, ancora di più, e piego un ginocchio e piego l'altro e mi vengo ad allungare per terra, ok. Mi metto in dandasana, le mani accanto ai glutei, stendo le braccia qua dietro, come se volessi appoggiarmi a qualcuno e stendo le ginocchia, metto giù, attivo i piedi, resto 1, 2, 3, incrociamo i piedi, sospendo il bacino e resto. Allontano i piedi, avanzo le mani, avvicino i piedi, il sedere ai piedi, chiudo le ginocchia, ok? E le mani passano intorno
ginocchia. Alza poco, poco, poco i piedi. Ok? Due. Tre. Ora la testa va in avanti. Lancio la testa in avanti e metto le mani e allungo la gamba sinistra. Uno. E due. E vengo cane, testa in giù. E avanzo un piede, avanzo l'altro. Espiro. Ed espiro, rilasso. Ed inspiro, salgo, resto con le mani accanto ai glutei. Ed espiro, resto lì. E adesso prendiamo la nostra bricchetta e facciamo i nostri squatti, i nostri 15 squatti della domenica. E mi vengo a sedere, inspiro, vi aspetto. Ed espiro. Ok? Andiamo insieme. E va, in e out. E due. E tre. Indietro il culo, quattro. E alzo gamba destra. È saltata la linea, lo so, non vi preoccupate, tornerò. Ed espiro, poggio e lascio. Siamo tornati? Sì. Siamo tornati. Ok, apriamo le braccia, ruotiamo. Organizzo i piedi e lascio, chiudo gli occhi. Stabilizzo destra e sinistra. Palleggio, palleggio tra il piede destro e la sinistra, tra il cervello destro e il sinistro, tra un'emozione e l'altra. E apro e mi situo nel centro, come se avessi un perno, è come se fossi quella figurina che gira nei carillon, che fa muovere tutto il mondo. Non si muove lei crea la musica, lei muove il mondo, gira, gira, con tutta la sala, con tutta la stanza, con tutto il mio mondo. Ruoto e poggio i piedi ed espiro. Ok, da qui che sono, apriamo i piedi, salgo su, inspiro, stendo le ginocchia, stendo le unghie delle mani, estendo i quadricipiti, estendo dietro, estendo gli addominali, estendo i dorsali, tutto sale, tutto, 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 e gli angoli delle labbra salgono, due, tre, quattro, poggio i talloni, stendo tutto, salgo, 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 ed ora espirando, salgo ancora, ma si aprono le braccia lentamente su 20, 1, spingono solo i piedi, tutte le fibre salgono verso il cielo e dalla testa si apre la porta e viaggio dentro l'emisfero. E più lentamente le braccia scendono, più qualcosa di me sale. E il respiro trova spazio in questo corpo sostenuto, in questo corpo che non si lascia appesantire dalla forza di gravità, ma la usa per respingersi, per ergersi. Corpo, mente, cuore e sentimenti, dignità. Inspiro, sento le dita delle mani come se avessi le unghie lunghe, lunghe, lunghe. Ed inspiro. E quando arrivo giù, resto. Resto in questa tensione che mi fa canale tra il cielo e la terra. E approfitto per sentirmi un'antenna di pace, di forza, di abbondanza, di amore. Sentirmi quel trattino che segna il momento presente, dall'infinito passato, quel momento eterno, quel momento di verticalità e di eternità. E inspiro e mi raggiungo. Je me réjouis d'être là, en santé. Même si j'ai un peu peur, anche se abbiamo un po' di problematiche, di paure, mi gioisco di essere qui con un corpo attivo, presente,
respiro, apro le radici nei piedi che scendono, scendono nel sottosuolo, scendono nel centro della terra ed incontrano lì le radici di tutti quanti noi, come se fossimo un unico immenso albero, le cui diramazioni prendono strade diverse. E vengo a sospendere le mani davanti al cuore, inspiro e mi rimemoro di quel desiderio che ho espresso all'inizio della lezione. E lo porto, lo sorreggo, sono io che porto questo desiderio, allora questo desiderio si realizza, perché me ne prendo la responsabilità, laddove essere responsabili significa dare una risposta abile, réponse abile. Ecco, noi dobbiamo cercare solo di trovare la risposta abile in ogni momento, la mattina, pomeriggio, la sera, le nostre risposte abili. Le mani sulla fronte. Le mani sulla bocca e le mani sul cuore.